come se la mangia il tempo, la pietra di Nanto. Credevano il cardinal Cornaro, padrone di casa, e i suoi architetti e poeti, che durasse fin chissà quando. È sabato, verso le 16:30, settembre 2020. Naneoka, col suo lato oscuro, è stato invitato qui dagli amici della Torlonga e del libro nel bicchiere. È un giorno particolare perché questo luogo, celebre nel mondo del teatro, anche se non nominato, fa parte della mappa fantastica e realistica del Pavano antico. Arriva il pubblico in maschera da Covid. C'è anche una cagnetta bianca di nome Cleo. Parla per primo Roberto del Barcone. Ci siamo conosciuti anni fa su un barcone. E chiede scusa per le misure di precauzione. Parla da dietro la maschera. Poi Cristina Doni della Torlonga racconta la loggia che abbiamo alle spalle e l'Odeo alla nostra sinistra. Qui abitava il principe, l'autore della Vita sobria, ripubblicata da Marisa Milani, compagna di corso all'università, Teta bianca in Naneoka. Qui, dice Cristina, sono passati poeti e intellettuali del tempo, Bembo, Speroni, Ruzzante, Vasari, probabilmente Ariosto, penso, e magari Manuzio e chissà quanti. Poi Paolo Coltro, giornalista, osservatore finissimo, magretto e vestito d'azzurro, chiede al poeta invitato: ma cos'è il lato oscuro? E il poeta dice: sai che non lo so. Ma come ti è venuto in mente? Così, ho detto. Stavo camminando lungo il canale del Brenta col mio amico fotografo Maurizio Conca, eccolo là che ci sta fotografando, e lui improvvisamente dice: mancherebbe il lato oscuro di Naneoka. Ma Naneoka, dico, figlio di una fata e di un suonatore di viola pomposa, non ha lato oscuro. Però il pensiero ha cominciato a lavorare dentro e col tempo, anni, è nato il lato oscuro di Naneoka. Dopo il terzo, alle Einaudi mi avevano detto: adesso basta, Naneoka. Però quando gli ho mandato questo lato oscuro hanno detto: che bello, ci piace, lo facciamo. E noi del Pavano antico siamo stati felici. Ma ecco che suonano le campane del santo. È un saluto? E Niccolò Minniti, studioso degli scrittori veneti e amico di Naneoka, mi chiede: ma cos'è il Pavano antico? E dice anche: qui siamo nel cuore. Dico. E comincio dicendo: ciao Eolco, ciao Cornaro e Alvarotto, Menato, Zorzi, Baratto, De Bosio, Lieta Papafava, Lecoq, Donato Sartori, Contarello e antichi burattinai, Meninfelice, Giovanni e gente pavante e no che ho conosciuto. Poi dico: sapete che l'anno scorso ho portato i personaggi del Pavano antico all'Olimpico a incontrare Edipo e Antigone. E ho raccontato di quando, nel 2010, sono arrivato sul palcoscenico del Teatro Olimpico col mio cavallo di cartapesta e ho ridato la vista a Edipo col santino di Naneoka. E di quando, l'8 di novembre 2019, là abbiamo fatto la commedia olimpica, ovvero la fine del mondo con dinosauri. E ho letto l'inizio e la fine dell'intermezzo dei dinosauri e tutti, al sentire di quella fine bauca e presuntuosa, schiacciati dal meteorite, sono stati turbati. Poi ho mostrato l'intermezzo del canzoniere ricamato di Rosalinda e ho letto la quartina del ritratto del Pugliero che dice: mio amore,
mio fior di vento, ecco il mio canzoniere per te. Mentre il tuo viso ricamo, lo sento, il Dio amore fiorisce in me. La figura, dico, è ricamata con le parole delle quartine. Vedete com'è bello il puliero. E questa, vedete, è la vacca mora, con la quartina che dice: «O vacca mora interrogata, dal maestro Baroni in domande, come una Buddha illuminata in acche cacche, come sei grande». Alla fine della commedia della fine del mondo è successo che, nel silenzio turbato e preoccupato, la vacca mora ha fatto un intervento di rara profondità, dicendo: «Ho pianto vedendo i fratelli Dini estinguersi spiaccicati, ma così era destino. Eppure, benché triste, voglio dire un pensiero positivo sulla questione della fine del mondo. In quanto allieva modello alla scuola del maestro Baroni, essendo che studiando le quattro acche ho capito che ogni fine è anche un nuovo inizio e che l'infinito salta fuori da ogni parte, dopo la commedia della fine del mondo dovrebbe seguire la commedia del mondo senza fine». E l'attor giovane, alto e ricciuto allora, uscendo dal costume di dinosauro figlio, le ha detto: «E noi, vacca mora carissima, faremo la commedia del mondo senza fine e tu ne sarai la prima attrice o addirittura la drammaturga». Da allora, ahi, la vacca mora si è montata la testa e ha già scritto una commedia pazzesca in 10 atti, ognuno della durata di pochi secondi, e l'ha presentata alla fantastica compagnia e loro, ahi, l'hanno apprezzata e hanno assunto la vacca come drammaturga. Ahi! E lei ha scritto altre 2 commedie pazzesche. Ahi! E adesso sta lavorando alla commedia del mondo senza fine. E io, l'autore, sono geloso, invidioso e senza compagnia. Insomma, potrebbe succedere che fra 2 o 3 anni ci fosse un 5° Nane Oca. Non si sa mai. Ma non ditelo a nessuno. Che la notizia non esca da questo Odeo, che non lo venga a sapere il mio editore. Qui suonano le campane del santo, di nuovo, potenti, al momento giusto. E Nicolò Menniti si mette a parlare della stralingua e mi chiede di spiegare un po'. E così accade un fatto, che mi vengono su cose che mi fanno capire meglio chi sia questa stralingua del ciclo di Nane Oca, di cui mi sono accorto dentro la fantastica visione ai tempi del 1973. La stralingua, ecco il disegno, si trova nelle Foreste Sorelle. Non è solo le parole sottostanti, no, è tutte le tracce lasciate dai camminanti precedenti, fin dal Neanderthal, dagli ominidi, dalle bestie, da tutta l'evoluzione, perché scava, scava, trovi tutto. È come il viaggio dell'archeologia, della paleontologia. Trovi un ossetto e ricostruisci che era bionda, con gli occhi celesti e fatta così. Non è mica tanto che scaviamo, ne abbiamo trovate di cose, ci hanno cambiato la prospettiva. Viene pian piano l'imbrunire, sono sparsi là davanti con le baute da Covid distanziati. Ma guarda un po', siamo proprio dentro il lato oscuro. È realistico Nane Oca, dice Nicolò Menniti. Altro che, dico, per esempio la Pavante Foresta
È la foresta planiziale che copriva tutta la pianura padana nel suo momento di massimo equilibrio di umidità e temperatura fra il 9000 e il 7000 avanti Cristo. Gli alberi sono in gran parte quelli di oggi, è mitica e reale. Fra 2 o 3 anni, se il nuovo Naneoka nasce, ci andiamo a camminare dentro. Poi Paolo Coltro, il giornalista azzurro, mi spinge a parlare delle storie. Parli del male, dice, del lato oscuro, ma io, leggendo, sono estasiato e mi dimentico del male. E allora? Allora dico, tutte le storie, ma proprio tutte, poemi, romanzi, film, religioni, tutte, sono fandonie inventate dai poeti. Molte sono tristi, tragiche. In nome di dei mai esistiti si sono inventate guerre, torture, inquisizioni. Così è la vita. Ci si serve di tutto per far star male, ammazzare, fare campi di concentramento, stragi. Nel ciclo di Naneoka c'è il gioco del distacco. Ve la conto, ce la contiamo, ma sono invenzioni. Ve la conto per stare allegri. Ve la conto al meglio, con tutte le bellezze che posso, con tutta la poesia che ci vuole, in modo che, leggendo o ascoltando, vi venga, insieme a un po' di pensosità, preoccupazione, ma soprattutto gioia, per il ritmo, la musica, il canto, l'incanto. Non sono molti gli scrittori che giocano così. Uno era Rabelais, al cofribas. Gioco, je, con le storie che ci nutrono, di cui abbiamo bisogno. Nella famosa orazione al cardinale, Rusante parla di Pava e del Pavano come sposo e sposa, auspicando l'equilibrio fra città e campagna. L'una ha bisogno dell'altro, dice. Eravamo nel momento in cui la città stava per prevalere sulla campagna. Ma attenti, il Pavano dell'orazione non è solo la campagna reale a sud di Padova, verso Pernumia, est e i colli, è l'età dell'oro. Anche il Pavano di Naneoka è sotto sotto l'età dell'oro, il paradosso dell'età dell'oro. Stralingua e lingua. Ci sono tanti strati di lingue dentro Naneoka, ma è tutto scritto in italiano. La meravigliosa lingua italiana, giovane, stupenda, che amo. Magari per intonarmi parlo in dialetto, il dialetto di Padova Centro, con me, con mio fratello, coi miei amici. Addirittura anni fa mi sono tradotto in dialetto la fantastica visione per intonarmi. E voglio ricordare che Padova è stata la capitale mondiale del plurilinguismo a partire dal 1300, anche perché è entrata a far parte dell'impero di Venezia, di gente che andava a piedi o per acqua a parlare con Kublai Khan. In quale lingua avrà parlato Marco Polo? C'era il maccheronico, il latino goliardico, l'italiano, il dialetto parlato, il dialetto rusticheggiante dei poeti pavani, la lingua della scienza, Galileo, il latino accademico, e il greco, il tedesco, il francese, lo spagnolo, l'ebraico, il turco, l'ungarese, le lingue degli studenti ricchi che venivano da tutta Europa col servo al seguito. E fino a quando si è persa Bisanzio col suo greco, e forse anche da lì è venuto lo stampare in greco di Manuzio. E tutte le lingue che costellano le commedie del Calmo, del Giancarli e di Ruzzante, e le commedie dell'arte, si prefigurava l'oggi, col plurilinguismo della globalizzazione. Naneoka, cara gente pavante, non è nostalgia del passato, ma paradosso. La Pavante foresta non c'è più, ma forse ce ne sarebbe bisogno per pulirci un po' i polmoni e il respiro.
se scrivo che l'acqua del Bach, Bachiglione, fiume pescoso è buona da bere, lo dico per paradosso. E anche perché noi ragazzi la bevevamo davvero ai tempi del 1945. E voglio in realtà dire che se perdiamo l'acqua siamo fatti. E Naneoka all'Olimpico l'ha detto del PFAS, del mercurio, della plastica. Attenti, ha detto, stiamo attenti, ma senza fare predica catastrofistica, perché gli piace essere Naneoka e giocare e tenere allegra la vita. E poi ho detto ancora che il pavano è il mio nido ignaro e che col tempo avevo cominciato a capire che era lui il mio tesoro e la mia miniera, anche perché osservando i luoghi madre di alcuni bravi come Manzoni, Joyce, Rabelais e altri, mi ero accorto che tutto partiva da una matrice che era il nido nativo, un po' come Malo di Meneghello, o l'altipiano di Rigoni, o Soligo di Zanzotto, e anche Pietroburgo di Dostoevsky, Mosca di Tolstoi e La Mancia di Cervantes. E insomma, ho tanto studiato e camminato per capire come si fa. E alla fine Roberto del Barcone, fan di Naneoka, ha letto l'inizio del libro, quando l'autore incontra il pesce cavo e gli rivela l'esistenza del lato oscuro. Eccolo il lato oscuro, ha detto. Stava al microfono con la mascherina, forse per non infettare il pavano. Tutti erano contenti e sono venuti, distanziati, col libro in mano a farsi fare le firme e le dediche. È stato un bel teatro lì a casa Cornaro. Vedere le persone piano piano farsi luminose di letizia, Madonna Allegra Sion. E ancora una volta ho pensato, cos'altro è la poesia se non far venire un po' di luce negli occhi di chi ascolta? Anche Cleo, la cagnetta bianca, era luminosa. Poi ci siamo fatti la foto. Paolo Gobbi, organizzatore, Silvia Giralucci, diventata Suor Gabriella nella Commedia Olimpica, e Cleo, davanti alle colonne del famoso loggiato. Grazie, Pava, grazie, spiriti dell'aria. La Via Lattea, un teatro vagante nello spazio. Vi sono incatenati, lo mettono sul fondo della scena, lontano. Non finisce mai questo viaggio. Appena piantiamo la tenda, un colpo di vento ci trascina via. Forse è proprio questa carretta che non ci permette di arrivare mai. Ma perché tutti gli altri sembrano arrivati e solo noi vaghiamo per i cieli? C'è anche il gruppo dei soldati nelle vicinanze. Probabilmente stanno sempre cercando la porta del paradiso. Che ne diresti di accamparci qui per oggi? E lavoriamo? Dipende. Se sarà necessario e se ci sarà gente. Ma è necessario. C'è una verifica da compiere. Che cosa mostriamo? Dipende dalla situazione. Possiamo anche improvvisare. Questa carretta è piena di maschere e di scenari. Possiamo inventare tutto quello di cui c'è bisogno. In questo spazio siamo davvero potentissimi. O almeno possiamo fingere di esserlo. Potremmo finalmente verificare fino in fondo tutta la commedia del cielo e dell'inferno. Ma per chi? Per intero non l'abbiamo mai verificata. Ci è stato impedito. Se non la sottoponiamo a verifica tutta, come potremo conoscerne gli effetti? Pubblico, ascolta la ruota del teatro vagante!